Trofei Motoestate, un nome, una garanzia. Anche per il secondo round stagionale tenutosi presso l'autodromo di Modena, gli organizzatori hanno bissato il successo della prima tappa grazie a un paddock tutto esaurito, griglie folte e una buona cornice di pubblico. In un weekend segnato dal caldo torrido, gli oltre 130 piloti al via hanno regalato tantissime emozioni a un pubblico che non ha desistito neanche di fronte ai 37 gradi registrati. La moto di serie 600 si è confermata la classe più ambita di questo trofeo con 27 moto in griglia. Allo start Marangon si porta subito al comando, superato poi da Terenzi dopo qualche giro. Colpo di scena all'undicesimo giro, incidente, bandiera rossa e gara sospesa. Essendo stati percorsi il numero minimo di giri previsti, la gara viene decretata conclusa, sancendo la vittoria di Terenzi davanti a Marangon e Taggio. Bel duello tra Nobile, Giovannella e Preda, quarto, quinto e sesto. Nella classe sorella, la 600 Open, lotta bellissima tra Manici e Renaudo, che ha visto il primo dei due allungare, fino a conquistare una bella vittoria davanti a Renaudo, e Lobartolo, bravo a precedere Terziani. Sfortunati invece Besana e Giri, entrambi fuori dai giochi, traditi dal poco grip di un asfalto bollente a pochi giri dalla fine. Salendo di cilindrata troviamo la classe 1000, dove Luca Pedersoli ha frantumato gli avversari dominando il weekend nella classe Open. Pole position che guaglia il record della pista e gara in solitaria davanti a Di Maso e Giudici, autore di un gran terzo posto. Fuori invece il vincitore della prima tappa Filippini, caduto insieme da Cornero. Nella moto di serie ha vinto De Carli, al primo centro in carriera, davanti a Tavella e Fabretti, mentre Venzi non ha concluso la sua gara. Nella classe Naked, ennesimo assolo di Gaggiolo, primo dall'inizio alla fine del weekend, che conquista la settima vittoria consecutiva. Seconda piazza per un bravissimo Costa, bravo a difendersi dagli attacchi di Bendinelli, terzo. Nella mini Naked invece vittoria per Grassini, che ha preceduto Masciocchi e Gruber. Gare intensissime nella categoria Race Attack, una delle novità di quest'anno, categoria low cost, che si svolge in un'unica giornata con qualifica al mattino e doppia gara al pomeriggio come in Superbike. L'idea è piaciuta al tal punto che si sono viste 21 moto in griglia. La spuntata Capelli, Kawasaki 600, primo nella manche di apertura e secondo nella conclusiva, dove si è piazzato alle spalle del debuttante Pilla, vincitore della seconda manche. Il secondo posto assoluto è andato al modenese Lami, che ha preceduto per somma di punti il bresciano Capoferri, mentre il migliore nella 1000 è stato invece Gasparini. Scendendo di cilindrata troviamo l'altra grande novità di quest'anno, il Duke Trophy, trofeo low cost, chiave in mano, che lancia i vincitori verso il professionismo grazie a premi da capogiro. Altro weekend di successo con una gara ricca di emozioni. Arioni ha vinto in solitaria, mentre dietro una bagarra accesissima si è conclusa solo l'ultima curva con Costantino II davanti a Lolli, quarto Villamagna che ha preceduto Zamboni. Tante scintille anche nella mini Open con Vinchiatura e Girardi che si sono giocati la vittoria fino alla fine. È stato Girardi a spuntarla, giudicandosi una vittoria straordinaria al suo debutto assoluto con le gare in moto. Bella lotta anche per il podio tra Bellan e Rossi, con Bellan vincitore e Rossi quarto. Chiude il weekend la classe Yamaha R125 Series, che ha visto Cristian Di Leonardo bissare il successo e vincere la gara davanti a Gini e Russo. Tutti invitati al prossimo appuntamento del 19-20 luglio a Franciacorta, dove si svolgerà la terza tappa dei trofei Motoestate, in concomitanza con i trofei Master Cup. Si prospetta un weekend di fuoco, ricco di eventi ed emozioni, sia per i piloti, sia per gli spettatori. Vi aspettiamo!